Salve ragazzi, eccoci a una nuova lezione di storia, quella che parla della civiltà micenea, che aveva Micene come capitale l'antica città di Agamennone, un eroe greco importante. I Micenei erano anche un popolo di navigatori e guerrieri, così come possiamo vedere in questo coccio di vaso. I Micenei inizialmente subirono il fascino della civiltà minoica, cioè di Creta. Quindi vedete, i Micenei erano qui, Micene, Tirinto, Argo, Sparta, Pilo, le città più importanti. Quindi ne assimilarono la cultura. Successivamente, però, essi conquistarono Creta e stabilirono così il predominio sui mari, cioè la talassocrazia, e si espansero, inizialmente verso est, conquistando la città di Troia nella famosa guerra, e poi anche verso ovest, verso la Sicilia. Ma facciamo un confronto tra le città micenee e quelle cretesi. Le città minoiche di Creta erano prive di mura difensive, segno sicuramente di un popolo piuttosto pacifico, mentre le città micenee erano difese da mura ciclopiche e la porta d'ingresso della città di Micene, come possiamo vedere in questa foto, era sormontata da due leoni che avevano la funzione di incutere timore e rispetto. Le mura ciclopiche si chiamano così perché innanzitutto sono possenti, ma secondo la leggenda erano state costruite dai ciclopi, esseri mostruosi figli di Poseidone, giganteschi con un occhio solo. Qui possiamo vedere una ricostruzione grafica della città di Micene. Si possono notare l'acropoli, cioè la parte più alta della città, su cui sorgeva il tempio e il palazzo del re, la porta dei leoni, le mura ciclopiche, infine il recinto circolare delle tombe. A quanto pare i Micenei non conoscevano la tecnologia della lavorazione del ferro, i loro utensili e le loro armi erano di bronzo, come possiamo vedere questo elmo e queste spade. Questi gioielli sono stati rinvenuti accanto alle tombe reali di Micene e sono tutti di bronzo. Ma pensiamo alla guerra di Troia, è un fatto realmente accaduto o il frutto della fantasia di Omero? La guerra tra Micenei, cioè Achei, e la città di Troia fu così importante per la durata, per l'importanza strategica ed economica della città, per i partecipanti, che divenne leggendaria. Gli Aedi cantavano le gesta degli eroi che avevano partecipato alla guerra, e così oralmente la storia è giunta fino a noi. E noi ne abbiamo visto la testimonianza su tutti questi manufatti antichi, su vasi, piatti, dove ci sono tutte queste scene di battaglia, di guerra, che si riferiscono alla guerra di Troia. Per secoli si è pensato che la guerra di Troia, l'Iliade, fosse una semplice leggenda, ma poi Heinrich Schliemann, il tedesco Heinrich Schliemann, che era appassionato di storia antica, scoprì i resti della città di Troia e quindi diede veridicità a questa leggenda. Basandosi sul racconto di Omero, individuò il punto in cui un tempo sorgeva la città, che doveva la sua fortuna al fatto di trovarsi sullo stretto dei Dardanelli. Troia, infatti, trovandosi sullo stretto dei Dardanelli, faceva pagare il dazio a tutte le navi che dovevano passare dall'Egeo, dal Mar Egeo al Mar Nero. Qui, in questa foto, possiamo, ammirare la moglie di Schliemann, adornata con i gioielli trovati tra i resti dell'antica città di Troia. In questa occasione il marito la chiamò la nuova Elena, riferendosi a Elena di Troia, cioè Elena rapita da Paride e che a causa sua scoppiò la guerra. Non si conoscono le reali ragioni della scomparsa della civiltà micenea. Le ipotesi sono diverse. Forse un'invasione dei popoli del popolo dei Dori, oppure un'invasione dei popoli del mare, oppure mutamenti climatici che avrebbero provocato siccità e carestie.
Non si sa con precisione che cosa abbia causato la fine di questa civiltà. Si sa con certezza che intorno al 1200 a.C. questa civiltà scomparve e cominciò una sorta di medioevo ellenico, in cui addirittura si perse la capacità di scrivere o di costruire palazzi, per esempio. Qui possiamo vedere alcuni dei resti sempre della civiltà micenea. Voglio soffermarmi un attimo su questa maschera d'oro che è attribuita, cioè il viso raffigurato in questa maschera è attribuito al viso di Agamennone, del re di Micene. Ora che hai guardato la videolezione, esegui quanto richiesto. Quali erano le differenze più vistose tra civiltà minoica e civiltà micenea? Da quali strutture erano costituite le città micenee? Quale tecnologia dei metalli conoscevano i micenei? Come facciamo a sapere che la guerra di Troia è un fatto storico e non una semplice leggenda tramandata fino a noi? Quali sono le ipotesi più accreditate per la scomparsa della civiltà micenea? Ok, ragazzi, io ho finito, ci sentiamo alla prossima video lezione. Arrivederci.